Intervistiamo oggi l'architetto Sergio Bizzarro, titolare dello studio Bizzarro & Partners, a cui chiediamo subito quanto incide la cultura locale nell'identità della sua firma di design. Personalmente ritengo che sia fondamentale per un progettista immergersi nelle realtà locali, cioè costruire un oggetto, direi quasi una sorta di moloch, estraneo a quelle che sono le tendenze locali, quelli che sono gli habitat, quelle che sono le tradizioni, la cultura, il paesaggio e così via, dell'ambito in cui si lavora, sia un'operazione sbagliatissima. Quindi internamente ai miei progetti cerchiamo sempre, attraverso una rivisitazione e attraverso un'interpretazione, che è la nostra evidentemente, perché la firma è la nostra, di quelli che sono gli ambiti locali, i paesaggi, le peculiarità, le tradizioni, di portare all'interno del progetto l'immagine dei luoghi in cui lavoriamo. Grazie. Cambiamo argomento. Qual è la tua interpretazione progettuale del concetto di lusso? Tutti parliamo di lusso ormai, è chiaro che il lusso sta diventando in alcuni mercati, in cui fra l'altro per fortuna stiamo cominciando a lavorare, abbiamo già delle esperienze, diventa un elemento estremamente importante. I mercati dei paesi emergenti chiedono un lusso ostentato, i mercati dei paesi più evoluti chiedono un lusso più discreto, un lusso più filosofico, un lusso più moderato. Un lusso che viene traguardato attraverso una serie di elementi che bisogna interpretare e conoscere. È chiaro che noi, appartenendo a una cultura, diciamo così, già matura, siamo più per un lusso, che è un lusso delle situazioni, è un lusso non ostentato, è un lusso che nasce nella capacità di dare alle persone di sentirsi a proprio agio, in maniera totale all'interno delle strutture in cui lavoriamo e soprattutto qualcosa che contemporaneamente vorrei dire quasi faccia crescere la propria autostima in funzione dell'ambiente in cui si vive. Questo riteniamo che sia un lusso. Quali sono i progetti di ambito contract sui quali stai attualmente lavorando? Beh, adesso ne stiamo facendo alcuni, adesso chiaramente il più importante, stiamo facendo un albergo che ritengo bello, senza falsa modestia, che è l'Hotel Al Mar a Jesolo. Si tratta di un hotel 5 stelle, il primo 5 stelle di Jesolo, 220 camere di cui 20 suite e 2 super suite, indirizzato a un mercato cosmopolita, più che altro estero, in cui stiamo veramente trovando insieme al committente, che è illuminato, ci tengo a dirlo, la possibilità di fare un'opera che rispecchia le nostre visioni del settore alberghiero. Questo ritengo che sia in questo momento il progetto che più ci sta entusiasmando. Hai parlato di albergo cosmopolita, allora ti chiediamo come giudichi i vantaggi e le criticità della progettazione alberghiera all'estero rispetto al nostro paese. Trovo che l'Italia fino a questo momento sia stata molto frenata da una frammentazione, da una parcellizzazione esagerata di quello che è il settore. In pratica è chiaro che disporre all'interno di un tessuto e di un mercato alberghiero come quello italiano di pochissimi interventi di catene rispetto a quelle che sono le situazioni dei mercati esteri porta evidentemente a una provincializzazione, no, di quella che è l'offerta. È chiaro che andando all'estero si riscontrano modi di costruire, modi di arredare, modi di tenere albergo che sono quasi, diciamo così, diventati scienza. Questo da noi, proprio perché il mercato è molto frammentato, è più difficile da trovare, ecco. Soprattutto questo porta evidentemente anche una difficoltà di investimenti che poi chiaramente diventa un elemento fondamentale nello svolgimento di questo lavoro. Ecco, proprio a proposito delle difficoltà che si trovano in Italia, le normative e i regolamenti edilizi possono costituire o ricostituiscono una limitazione alla creatività del progetto alberghiero? Mettiamo il dito nella piaga, l'Italia purtroppo è un paese in cui è difficile esprimere la propria creatività perché si è vittime e si è comunque, diciamo così, ingabbiati all'interno di una serie di norme, spesso cervellotiche, che impediscono
di sfruttare al massimo i luoghi, le situazioni, specialmente a livello quando si parla di ristrutturazione di strutture esistenti in maniera compiuta, in maniera importante. Girando molto, andando all'estero, frequentando alberghi all'estero, mi domando quanti della maggior parte degli alberghi celebrati che vediamo all'estero potrebbero essere costruiti in Italia. Ben pochi, direi, e ho detto tutto. Ok, parliamo di integrazione delle competenze, dall'illuminotecnica all'arredo. Questa integrazione è fondamentale per la buona riuscita del progetto. Come viene organizzato il percorso progettuale affinché vi sia sempre il massimo controllo di tutti gli ambiti specialistici? Questo è proprio il nostro modo di lavorare. Io non credo assolutamente nei tuttologi, quindi noi abbiamo allestito sia internamente dal nostro studio sia tramite delle consulenze esterne una serie di griglie di competenze le quali ci aiutano a risolvere i vari problemi. Diciamo che dal punto di vista organizzativo il nostro progetto parte sempre da una profonda conoscenza del committente, delle sue esigenze e del suo budget. Partiti da questo, chiaramente noi elaboriamo una prima proposta che è una sorta di mamma boa, una griglia su cui sviluppare il progetto. Su questa griglia, previa diciamo così, un'ulteriore verifica col committente, entriamo negli elementi più tecnici. Quindi il consulente, per esempio di gestione alberghiero, fa sempre parte del nostro staff. Oltre a questo, abbiamo poi, mano a mano che proseguiamo, il consulente soprattutto sulle luci, abbiamo l'impiantista all'interno, quindi cerchiamo di creare sempre una situazione per cui le competenze a cascata vanno a influire sul progetto. Dall'unione di queste competenze noi crediamo di riuscire a fare un lavoro di qualità. È evidente che bisogna essere in linea con la voglia e la capacità di fare un lavoro d'equipe di qualità, ecco. Certo, quali sono i paesi in cui lavori maggiormente? Dunque, adesso stiamo lavorando bene in Marocco, in cui abbiamo acquisito recentemente un paio di lavori. Abbiamo un bellissimo lavoro che in questo momento stiamo lavorando in Francia, nel Luberon, che è alle spalle della Provenza, ed è una zona in cui stiamo facendo un relais e Château 5 Stelle, quindi un albergo di molta importanza. Questo ci sta portando già ai contatti per un altro albergo ancora in Francia. Abbiamo un paio di lavori in Russia, ne abbiamo uno in questo momento in Romania, ne abbiamo uno in Arabia Saudita, quindi queste sono le cose su cui stiamo lavorando in questo momento all'estero. Grazie e buon lavoro allora. Grazie a voi.